Questa notte è nostra. Corri forte, angelo mio, come fosse l'ultimo motivo per rimanere. Si è conclusa all'insegna del romanticismo, ma anche con un boom di consensi ed emozioni, la prima edizione di Wedding and Living, la fiera della sposa e della casa, che si è svolta nel più grande dei padiglioni di Etna Fiere, il rinnovato centro fieristico di Etnapolis. Soddisfatta l'organizzatrice, nonché direttore generale dell'ente fieristico, Barba Mirabella, per la felice conclusione del salone. Aziende leader, concorsi e premi, eventi, ospiti d'onore del settore moda e sposa, nella 3 giorni dedicate ai futuri sposi, abbiamo offerto, dice, una fiera che ha abbracciato a 360 gradi tutti i settori utili ad una coppia in procinto di iniziare una vita insieme, dalle location a picco sul mare ai paesaggi mozzafiato dell'Etna, patrimonio dell'UNESCO, dal golf car a disposizione degli sposi alle pellicce per la sposa d'inverno, dalle scenografie per eventi che raccontano le anteprime dei matrimoni estivi a lune di miele da 1000 e una notte. Gli stand di Living hanno raccontato una casa con i colori moda, grigio, ghiaccio, verde, la gamma infinita delle sfumature del beige, ancora l'essenza del legno e quelle della terra, molto spazio alle tendenze naturali o all'estremo lusso, con Swarovski anche in cucina. Non mi resta, aggiunge la Mirabella, che ringraziare tutti i nostri numerosissimi visitatori, i partners che ci hanno sostenuto, e dare l'appuntamento alla prossima edizione. E nella giornata di ieri, quella conclusiva, sono stati diversi momenti che hanno regalato sorrisi e applausi alle coppie intervenute al salone. Estratte le frasi d'amore del concorso di Sposerò Perché, i fortunati sono portati a casa una cena di gala offerta da Preanio Group Park Hotel Paradiso, ben 3 pranzi e 8 ore offerti da Pedralonga, un wedding cake dei dolci di Tiziana, cupcake decorati da torte storte e l'innovativo confessionale degli invitati di nozze di Video Memory, una sorta di Instagram gigante che permette di lasciare agli sposi un ricordo speciale. Numerosi dunque i futuri sposi che hanno assistito interessati all'incontro con gli architetti di interni a Taguile, arredatori per un giorno, e che si sono gustati le note del concerto di nozze di Paolo IV e i Quattrini. Ma il momento clou più glamour ed atteso del pomeriggio di eventi è stato sicuramente con le sfilate di moda sposo-sposa, cerimonia e acconciatura di Lady Grazia, Bridal, Tilò e l'art stylist Cinzia Budigna. Abiti scintillanti, make-up perfetti, acconciatura all'ultima moda, lo spettacolo è stato degno delle sfilate moda più riconosciute. Forse vinto sto amore.